tell me why we have to try. Bella, frate. Questa è la stanza dove ho dormito da solo. Niente male, no? Il bagno pure è bella vista già, è da paura. Todo para mí. Pieno di zanzare. Ecco, ho aperto la porta. Quel lettino dove ho preso il sole todo este tiempo. Frate. E la moto è entrata, guarda. Ti sono mancato? Me sei mancato. Oh. Mi è mancato il vlog, devo dire, non solo a te, frate, però dovevo fare quello che dovevo fare. E l'ho chiamato missione pazienza, ok? E nel frattempo ho aiutato un amico a gestire un posto, ok? A far avviare un posto, ok? Però la cosa principale era sistemare il camper. Nel frattempo dico perché no aiutare un amico a gestire un'attività, destino che me l'hanno consegnato quando dovevo finire, ok? In questo posto sono stato benissimo, ho lavorato tanto, non mi sono mai lamentato, mai, ok? Neanche un giorno, ho fatto anche 15 ore al giorno, ripeto, senza lamentarmi mai, ok? Perché dovevo farlo, ho dato la parola, l'ho fatto, ringrazio per tutte le comodità che mi hanno offerto, ok? Ringrazio perché la casa, come la vedi, da paura, e ho avuto la macchina per 2 settimane, il Golf GT, l'ho avuto per 1 settimana il T-Max. Allora, parto stanotte, perché ancora devo lavorare, oggi è venerdì 31 agosto, parto stanotte e verso le 10-11, spero, appena finisco di lavorare, esco prima oggi, e mi dirigo verso... verso Bobalino, frate, a Reggio Calabria vado, perché ho trovato un portamoto e sono 500 km da qua. Ho trovato un portamoto e il signore c'ha il cugino che fa il fabbro, e se tutto va bene sabato, cioè domani, lo montiamo il portamoto e torno a Roma col portamoto e la moto dietro. Che culo! You don't
This is my life, frate. This is my life. Questa è la mia vita, frate. Quella era una parentesi. Ciò che si chiude stasera è solo una parentesi, ok? La vita mia è questa, vedi, per strada. Mi vengono i brividi, frate. Cioè, this is my life, vedi, per strada, così. No, mi mancava una cifra. Mi mancava una cifra, guarda. Si tratta di nulla, vedi, si tratta di strada. Solo la strada, frate. Porco due. Yeah, oh, manca poco, Sono tipo 5 ore, altre 5 ore e se finì. Ho dovuto fare questa cosa per sistemare il camper, che adesso il motore, che rumore, ma non è un rumore, è musica, pulito, un rumore pulito proprio. Ah, che piacere, la pompa del gasolio sistemata e le marmitte sistemate, la frizione sistemata e sta a posto, fratello, sta chiamando, aspetta.